Sono al telefono con Lorenzo De Luca, che fa parte della squadra che ha vinto la Coppa delle Nazioni a Lumen, naturalmente la squadra italiana composta da Pier Giorgio Bucci, Luca Moneta, Daniele Darios e appunto Lorenzo De Luca. Allora, grazie per essere al telefono con noi, complimenti e congratulazioni innanzitutto. Grazie mille. Allora, come commenta questa straordinaria vittoria, Lorenzo? Ma siamo molto contenti, comunque il ritorno in Super League non poteva essere meglio, da un po' mancavamo nei primi giri della Super League, abbiamo fatto l'anno scorso alla fine solo Barcellona, veramente grossa Roma, e quest'anno diciamo che siamo partiti alla grande, adesso speriamo di continuare su questa scia, siamo tutti molto concentrati, abbiamo dei buoni programmi, quindi speriamo che tutto vada bene. Ecco Lorenzo, com'è andato il percorso? Ce lo può descrivere? Soprattutto il suo cavallo, come si è comportato? Ma i cavalli sono, diciamo, tutti in forma, e quello di Luca ha avuto un attimo un cane in secondo giro, però tutti gli altri tre diciamo che hanno saltato molto bene nel secondo giro. Sì. Quindi diciamo, percorso è abbastanza grosso, e comunque si vedevano errori, il percorso era abbastanza selettivo, abbiamo visto tanti errori un po' dappertutto, e nel secondo giro avevano alzato anche l'ultima linea all'Ox dopo la Riviera. Sì. Il mio cavallo è un cavallo un po' nuovo, chiaramente un binomio, diciamo, nuovo, comunque le grandissime potenzialità, ho iniziato a montare a febbraio, è andato a Milano a Vermezzo, e il cavallo aveva iniziato subito bene, poi parlando chiaramente con Hans abbiamo pensato che potesse essere sicuramente un cavallo utile per la stagione 2015, quindi Hans comunque mi ha dato subito fiducia e diciamo che è andato benissimo, che il cavallo è molto positivo e ha saltato molto bene. Ecco Lorenzo, lei dove si è allenato, con chi, per quanto tempo? Ma io sono in scuderia qui da Stefex Stable a Brooks, mi aiuta tanto adesso Daniel Deusser, comunque stiamo facendo tanti concorsi insieme, tanti concorsi di 4 e 5 stelle, quindi comunque la preparazione, diciamo andare a Lumen non è stato diciamo uno shock, perché comunque adesso siamo abbastanza abituati a fare quei tipi di concorsi. Quindi quello secondo me, anche come Pier Giorgio, sono cavalli con appunto cavalieri ormai diciamo rodati in queste gare abbastanza grosse, che comunque è un vantaggio, perché chiaramente se uno salta sempre dei 3 stelle e poi arriva a fare la Coppa 5 stelle è chiaro che ci può essere sempre un po' di emozione, può succedere qualcosa di sbagliato. Però il massimo è avere questa routine in questi concorsi. Poi io avevo saltato 2 settimane prima anche con Pier Giorgio un 3 stelle a Lumen, quindi i cavalli già conoscevano un po' il campo, quindi c'è stata una buona preparazione per l'Oxio, diciamo. Lorenzo, lei parteciperà a Piazza di Siena? Sì, è arrivata convocazione subito prima di Lumen, quindi beh, quindi la prossima tappa è Roma. Benissimo. Che cosa pensa dello show director di Piazza di Siena, Eleonora Ottaviani? No, Eleonora è una donna che comunque fa parte al 100% dello sport, quindi conosce tutti i professionisti e comunque è molto vicino allo sport. Quindi credo che possa dare veramente una mano, una grande mano al concorso per essere al 100% con dei top cavalieri. Quindi questo è molto stimolante un po' per tutti, credo. Ecco, al di là di Piazza di Siena, quali saranno i suoi prossimi impegni, Lorenzo? Io vado questa settimana a saltare un 3 stelle con degli altri cavalli a Busto in Italia, e poi ho un invito individuale alla Vol, porterò dei cavalli che non porterò a Roma, porterò una nuova cavalla grigia di 9 anni, figlia di Cabrio, con cui ho saltato il premio del Global 2 settimane fa, una cavalla secondo me molto interessante. E l'altro cavallo che ha appena saltato il Gran Premio di Lumen, che ha saltato molto bene, ha fatto un errore per un cavallo anche lui di 9 anni, quindi da portare un po' avanti, porterò quei due alla Bolle e poi porterò Erco, Zoe e un altro cavallo di 9 anni a Roma. Ecco, come vede il futuro dell'equitazione italiana? È positivo in tal senso? Per esempio, la qualificazione alle Olimpiadi ci sarà secondo lei? Ma siamo tutti
tutti in gioco, no? Ci sono tantissime squadre molto forti che ancora si giocano la qualificazione olimpica, quindi non è che siamo gli unici a non averla ottenuta. Noi comunque abbiamo adesso un Parco Cavalli e un Cavalieri molto buono, quindi programmando tutto bene, secondo me si può certamente ottenere, perché no? Non è un'eresia, secondo me, è una cosa abbastanza reale. Certo. Ora non diciamo che è certa al 100%, perché chiaramente non è che adesso ci dobbiamo adagiare da questo buon risultato a Lumen, anzi, dobbiamo solamente lavorare di più, però io veramente tanti buoni cavalli adesso, anche vedendo i risultati dei campionati italiani, vedo tanti buoni cavalli con buonissimi cavalieri, quindi comunque con una buona programmazione sicuramente possiamo far bene. Va bene, io la ringrazio. Lorenzo, lei segue l'opinione equestre? Sì. Bene, ci fa piacere. Allora ci troviamo a Busto, così ci conosceremo di persona e magari faremo un'intervista così, perfetto, vis-à-vis. Va bene, grazie intanto Lorenzo. Perfetto. Lorenzo, grazie mille, buona serata. Grazie.